Allora, benvenuti al Locus Ai Bar. Stasera passiamo, che sono il solito Locus Ai Bar. Qualcuno avesse dei dubbi, sono io. Cioè, questo è tipo il gruppo TNT, ma ridotto a un solo elemento, e sono io, e quindi devo fare tutte le parti. Stasera sono la parte di grunfo, un po' stanco. Tutto è sabato, è sabato italiano, a parte il caldo pazzesco d'estate, estivo ad agosto, agostano, fiorentino, eccetera, eccetera, insomma, e quindi niente, mi sono sparato un fumetto che è della Bonelli, ma in realtà un po' particolare, Zombicide, che è questo qui, costa 4,90 euro, quindi il solito prezzo, ma è un formato stile Panini, non è uno spillato, però è. Costo, cioè, è un incrocio tra un Panini e un Bonelli, insomma, qualcosa simile, un manga, fate voi. Ovviamente ha circa 66 pagine, tutta a colori, tratto da un gioco della Camon Press, che si chiama appunto Zombicide, e penso che il titolo sia abbastanza chiaro, perché sono quattro volumi, di che parlerà Zombicide, scusate, boh. Come cucinare come cucinare il pesce del Caucaso al forno? No, parlerà di zombie, è ovvio che sì. Sava Sandir, la copertina è di Moroni, disegno e copertina Moroni, soggetto di Vietti e Luca Enoch, Stefano Vietti, Luca Enoch, almeno quelli della mia generazione, se lo ricordo, per Spraeditz, insomma, un fumetto di tanti anni fa che io leggevo. Tra gli innumerevoli fumetti che ho letto anche a Spraeditz, eccetera, eccetera, fumetti, mi sembra, non so se era della Lancio Story, della Scorpio, qualcosa di simile, sono passati tanti anni, non ricordo bene. Scusate, ma ho avuto un attacco di sete, e comunque, va bene. Va bene la Bonelli a cercare anche di accaparrarsi un pubblico giovanile con questo stile, sì, insomma, con vabbè, la storia, vediamo un po' i disegni, sono tutti disegni dei personaggi femminili, non dico che ricordano Spraeditz, ma sì, un po' questo personaggio, i personaggi femminili un po' ricordano Spraeditz, che sono appunto due personaggi, tre personaggi femminili, una cameriera in un fast un ristorante insomma, americano, una lavoratrice di un'ambulanza di colore e si aggiungerà alla fine una samurai, che samurai, mi ricorda dei primi sketch di John Belushi quando faceva il samurai italiano, faceva uno sketch che era divertentissimo, faceva un samurai italiano, mezzo giapponese, cose pazzesche, John Belushi faceva delle cose pazzesche. Che mangiavano ovviamente gli spaghetti con le polpette, perché gli americani hanno sempre avuto questa bizzarra convinzione che il piatto nazionale, che loro chiamano gli spaghetti alla bolognese, che non esistono gli spaghetti alla bolognese, magari qualche italiano che è andato in America ha inventato sta cosa strana, ha messo, cioè, probabilmente per risparmiare tempo, ha fatto gli spaghetti, ci cioè, ha infilato sopra le polpette, e qualche americano è passato e dice: cos'è questo piatto? Cioè, questo è un piatto tipico italiano, gli spaghetti alla bolognese. E da allora gli americani sono convinti che in Italia esista questo piatto, che sono gli spaghetti con delle polpette sopra. Secondo me era un muratore che voleva risparmiare tempo e ha fatto un primo, un secondo, li ha mischiati insieme. Però questo non glielo dite agli americani, perché, ah sì, perché si parla di un fast food, ah no, del samurai, della ragazza samurai, che mi ricordava lo sketch appunto di John Belushi, che parlavo giù del giapponese finto, che ovviamente. Vabbè, la storia sono vari personaggi che scappano dagli zombie della città, questa appunto la samurai, scappano dagli zombie della città e guidati da uno di questi folli che sempre su internet annunciano sempre la fine del mondo, e però questo ci ha beccato una volta tante, quindi si era preparato un rifugio antiatomico, antizombie, e dove sta cercando di condurre. Sì, la trama è Walking Dead, qualcosa un po' quella, ma va bene, non è che sia una trama del tutto originale, insomma, gli zombie, come potrete certamente immaginare, le scene sono molto splatter, molto. Naturalmente il lato horror è molto mischiato al lato comico, quindi questi zombie, quindi lato ovviamente
grottesco. La squadra è composta appunto da questo pazzo furioso che sta cercando di scappare dalla città perché sa che sono arrivati gli zombie. Questi due personaggi, questo tipo vestito da Rasta e la sua aiutante giapponese, si unirà a tutto questo appunto la cameriera bionda, e l'operatrice sanitaria, che ovviamente in ospedale sono tutti messi male, più un giocatore di baseball, mi sembra messicano o latinoamericano. La trama non è che sia classica, che più classica non si può, ma è anche un po' un pretesto per far vedere i bei disegni di Moroni. Ora, ovviamente questo è un fumetto che credo che sia fatto con alternati flashback, sono in bianco e nero. Ognuno dei protagonisti racconta un po' la sua storia, come poi si sono uniti, eccetera, eccetera. Per ora questo è il primo volume. Il secondo volume, il 26 luglio, zombicida. Vado dal droghiere, mi dia uno zombicida per l'estate, sa che arriva lo zombie in casa. E zanzare gli zombie, ma quest'estate la vedo brutta, sta risalendo anche il COVID e va bene, quindi ci vuole anche un prodotto per gli zombie. Tenete in casa una bomboletta anti-zombie, anti-zanzare, anti-insetti molesti, anti o sai barche, ne so, fate voi. Ma com'è facile, basta non accendere il portatile o il vostro. Non so che dire, mi piace questa idea della Bonelli, insomma, di tentare nuove strade. Appunto, sono tre. La Bonelli ovviamente è quella principale, ma è la Guillotine Press e la Camon, che è l'autrice di questo gioco che ha fatto. A me non è che ho semplicemente guardato con interesse i disegni, non è che la trama, voglio dire. Cioè, la trama è quella, insomma, per ora vediamo come evolverebbero le cose come si evolverebbero le cose, come si evolverebbero le cose, come fumetto, eccetera, eccetera. Detto questo, penso aver detto tutto quello che potrei o non potrei dire, non so, non ho molto altro da dire, vediamo come va a finire questa cosa. Può essere una lettura estiva interessante, senza troppe pretese, senza, per ora, magari dopo si evolve in un capolavoro letterario. Ovviamente qui ci sono tutti, non tutti, perché c'è il pazzo apocalittico, il Rasta, e mancano altri due o tre personaggi che verranno dopo, e comunque li vedremo in seguito. Detto questo, va bene, a me ci è piaciuto, senza esagerare, senza passare 20 minuti di relax, ci può stare tutto nella vita. Anche lo zombicida tenere lontano dalla portata dei bambini. Mi raccomando, lo zombicida tenere lontano dalla portata dei bambini. Con questa battuta tremenda, penso che il caldo si fa sentire, ma gli zombie siamo noi in realtà. Basta camminare nel centro di Firenze con sto caldo e gli zombie siamo noi. È lì il segreto dello zombie siamo noi. Con gente sempre più fuori di testa e di melone. C'era già fuori di testa d'inverno, d'estate poi. E lassamma perde, eteram nans. È stato il caldo, mi raccomando, esponetevi al sole, bevete pochi liquidi, pochi, pochi, pochissima acqua. Dovete stare nelle ore più calde. Non so, chiudo il canale. No, scherzavo ovviamente. Strage di utenti di un noto canale YouTube, hanno seguito i consigli. No, i miei utenti sono troppo intelligenti per seguire i miei consigli cretini. No, è uno scherzo, ovviamente. Comunque, zombicide, che va bene, che vi devo dire, zombicide, vabbè, va bellino, cioè, vuol dire, non, niente di che, ma lettura amena e estiva. Se non avete troppe pretese, vi va bene anche lo zombicida. E io c'ho un po' la faccia, ma non lo so a che faccia c'ho, non da zombie. Zombie sono piuttosto pelati. Io sono lupo mannaro a Firenze, va a chiappare te. Un lupo mannaro senese a Firenze, va a chiappare. Sì, c'ho un po' l'aspetto lupo mannaro. Dovrebbero fare un racconto horror su di me.
Ma io sono troppo stanco anche per fare racconti horror. Essere protagonista, che si muovono, fanno cose questi personaggi, i zombie, cose. Io so, niente, c'ho poi manco di fare quello. Dopo terminiamo questo delirio e zombicide 4,90 euro. Se vi va, se non vi va, so affaracci vostri. Della Bonelli, io l'ho preso ormai. Penso di seguirla questa storia, non sono molto sicuro. Magari provo il secondo volume, se poi mi scoccio. La bozzo lì. Vediamo un po', cioè il primo è un po' poco, sono 66 pagine. Magari il secondo è quello che un po' decide se proseguire o lasciar perdere. Con questo vi lascio e vi saluto.